Oh. Salve a tutti, questo è episodio numero 30, come programmare l'amiga in assembly in 68.000, basato dal libro di Fabio Ciucci, che ringrazio di cuore per avermi dato questo onore, diciamo così. Di fare questi streams del suo libro. Grazie Fabio. Allora abbiamo visto lo, abbiamo visto lo scroll text. Eh, vi faccio vedere l'ultima cosa che abbiamo visto nel. Eh... Allora andiamo sull'amiga. Eh vi faccio vedere l'ultima cosa che abbiamo visto sulla l'amiga nel episodio eh, numero eh, 29, ok? Allora H2 Questa è l'ultima cosa che abbiamo visto eh, nel ventinovesima puntata di questa, di questa serie ok eh, e ho chiuso con questo, basicamente, però eh, vi ricordo che questo capitolo non c'è sezioni, perciò, quando vedete una scritta nel lato sinistra del libro ok eh, questa per per indicare la sezione in quale sezione sono perciò posto di nuovo sul libro ok e cominciamo la sezione che riguarda la musica ok eh, lui non parla di musica qua, quello che noi, eh, sai, come si programma la musica. Quello c'è un altro capitolo per come si programma la musica, ok? Però c'è una cosa che si chiama play routine, ok? E... la play routine lui spiega come in questa sezione come eh, avere eh, dell'equalizzatore no equalizers che credo che sarebbe che è molto bello credo perciò comincerò a spiegare eh, questa cosa qua allora sta dicendo ok come poss possiamo fare del eh, dell'equalizer equalizer, no? Equalizzatori. Perciò andiamo sull'amiga. E vedrete la prima cosa. Si sente bene il volume? è troppo alto il volume ok spero che non è troppo alto il volume eh, allora quello che sto per spiegare sono questi eh, Quattro barre come li possiamo programmare praticamente andiamo sul libro del eh... come abbiamo fatto questi quattro barre ci sono prima di tutto noi questa è una routine che Fabio ha fatto update. Ricordate che nel capitolo numero 6 abbiamo avuto la musica e ci ha mostrato che ci sono tre routine per avere la musica. Che una si chiama Empty Init, che inizializza la musica, qua Empty Music suona la musica. Ok, ogni frame e poi c'è questa qua, MTN, quando tu vuoi smettere eh, a suonare. Allora, il la routine, il, le tre routine si chiamano ancora la stessa cosa, però lui ha, diciamo così, ha avanzato il, la play routine, ha fatto un update di questa play routine non, non, non necessariamente lui, qualcun altro l'ha fatto, però lui ha fatto update nel libro diciamo così perciò è sempre la stessa cosa, dobbiamo chiamare prima del nostro loop empty init, nel, nel loop, nel main loop empty music e quando usciamo empty end ok? Perciò è sempre la stessa cosa. La routine che lui eh, ha aggiunto si chiama equalizzatori, ok? E poi qua c'è quanto veloce si muovono. E lui ha definito che loro si muovono 2 pixels ogni frame, ok? Perciò andiamo a vedere questa... Routine um, Equalizzatori. Eccola qua. Allora, come ben sapete, l'amica c'ha quattro canali, no? Perciò, questa routine, ok, per il primo canale, ok, è una coppia per il secondo, per il terzo e per il quarto, ok? Perciò, è sempre la stessa routine questo è il quarto questo è il terzo canale e, è sempre perciò se spiego il primo canale tutti gli altri sono lo stesso e, per dire la verità è molto facile ok allora nel noi abbiamo, abbiamo detto qual è eh, lo speed, no? Perciò equalizer speed è la velocità, no? Se siamo arrivati a 7, ok? Allora siamo all'inizio, non c'è più bisogno di se siamo arrivati sai il, il copper bar quando si muove, comincia da 7, posizione 7 nella X e fa fino a 255 qualcosa del genere allora la routine ehm, nella seconda linea dove c'è il compare se siamo all'inizio della linea no non c'è bisogno di eh, fare di andare meno di 7 perciò se siamo arrivati a 7 allora non la facciamo se siamo arrivati, se non siamo a 7, allora possiamo... Sottrazione. Oh, mi sono ricordato. Ricordato. Oh. Sottrazione. Allora, se facciamo una sottrazione di 1, ok? E dobbiamo fare questa cosa per... Eh, eh, diciamo così, per i colori, no? Tutte le linee che abbiamo. Allora... Vi dico perché. Vedete che c'è weight eq1, eq1b, eq1c. E vi faccio vedere dove sono. Eccoli qua. Allora, vedete. Questi sono dove lui... Allora io ci ho fatto un esempio di uno, ok? Però ci sono... sono tutti qua. Okay. questo per il secondo credo che qua c'è per il primo eh, questa è stata una bella idea mia che ah, lo so perché ho fatto allora sto spiegando il canale numero 1 però ho fatto vedere quelli del canale numero 2 perché sono sulla stessa pagina vedete che si chiamano, allora per il primo è 1, 1b e 1c, qua perché è del canale numero 2 e 2, 2b e 2c, però qua è dove noi stiamo facendo meno 1 i colori, ok? Eh, perciò si riferisce a questa parte nel, nella nostra copy list. Eh, vediamo se io nelle note ho ho detto, sì eh, vedete, eh, la coper, ok, allora, come, come lui ha costruito questi barre, no? di equalizzatori, eh, per Emanuele, faccio vedere l'esempio, così lui, capisce di quello che sto parlando allora questo è il nostro sto spiegando questo codice ok eh, sto spiegando per questa cosa che vediamo sullo schermo eh, non read scusate ma AJ... andiamo su l'amica così da la vedere allora ogni barra fatta di tre linee tre eh, perciò il rosso per esempio ci sono non so tre tre linee due rosso e uno nero no perciò lui deve chiamare 1 1b 1c no allora andiamo di nuovo sul libro allora lui vedete per costruire la copper allora la seconda linea allora abbiamo spettato alla linea 1b ok abbiamo fatto il colore viola perciò perché abbiamo questo sto spiegando il, la barra numero 2 ok poi Abbiamo fatto, abbiamo aspettato fino a 1B17, ok? Dove finisce, no? E abbiamo cambiato il colore a blu, perché il nostro schermo è blu. Poi eh, l'abbiamo fat fatto nella seconda linea, vedete? Questo è 1B, questo è 1C, adesso... E abbiamo fatto la stessa cosa perché ogni barra ha tre colori, cioè è formata da tre linee: due di un colore, diciamo rosso in questo momento viola, e uno di nero. No? Perciò e poi lui aspetta che okay, di nuovo cambia per il blu, okay, e poi cambia per il nero, e poi quando abbiamo finito di dipingere il nero. Ci abbiamo il blu, perciò eh, per ogni barra ci abbiamo la stessa cosa. E lui, nel nell'istato qua sopra, ok. Sta facendo questa cosa. Sa so. se quando noi abbiamo eh, non so quando noi abbiamo fatto abbiamo la musica nel canale 1, ok. Allora immediatamente l'equalizzatore va a 255, no? Poi ogni frame eh, lo, lo, lo eh, facciamo una sottrazione di 1 per ogni eh, per la barra, per ogni linea di quella barra, linea raster di quella barra. Se siamo finiti se abbiamo raggiunto la zero, ok? Allora vogliamo vedere se il canale, ok? Eh, sta suonando. Se sta suonando, testiamo questa, questo, diciamo, variable, no? Eh, nel, questa locazione di memoria per il channel. per il channel e se on il channel allora facciamo l'equalizzatore e aggiungiamo uno no? alla barra e tutto qua non è che perciò se non sta suonando facciamo meno uno se sta suonando il canale facciamo più uno tutto qua non è che vedete che questi tre move Okay? questi tre move sono la stessa cosa eh, come qua ok però qua stiamo facendo me eh, meno 1 perché è un sub e qua stiamo andando a, fino a 7 a ok L dove la barra cresce diciamo così e poi eh, aggiungiamo aggiungiamo uno ogni volta allora credo che non c'è più niente da spiegare ehm, in questo ehm, in, in questo codice come ho detto questo 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 codice è ripetuto quattro volte eh, per ogni canale no infatti non credo che c'è ci ho fatto altre note, questa l'ha spiegata. Non credo che. Sì, e qua eh, lui dice come noi possiamo cambiare la musica, però eh, fra un po' la cambiamo, ehm, eh, potete sentire meglio quello che. Lui sta dicendo qua, perciò è inutile che io faccio un esempio che cambia la musica. Ok? Eh, credo che nel libro, da 8 i passiamo. Allora, vedete, lui ha fatto una nota ehm, che la. Ha fatto una nota che la, mu la music routine eh, l'ha, come dire, la, ha fatto un update, però non necessariamente lui, qualcun altro ha fatto lo sottoline so 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 soltanto aggiornata nel libro. Ok, adesso vediamo eh, la lezione 8 i 2. Perciò andiamo sull'amiga. Vedrete che sullo schermo vedete le quattro musiche che lui ci ha segnalato nel... Eh, Nel, nell'esempio prima no perciò ehm, li vediamo adesso o li sentiamo adesso no ok allora abbiamo le nostre quattro barre ok e di sopra abbiamo anche eh, delle barre che cambiano colore per un strumento che noi suoniamo perciò le, le barre sotto le quattro barre sotto ah ok nemo grazie ah. <ride> Allora, la, le quattro barre sotto, ok, come ho spiegato prima, sono per eh, ogni canale, quale canale suona, no? Le, tutte le barre che vedete sopra sullo schermo è per ogni, eh, per ogni strumento che noi suoniamo. Perciò non so se questa canzone ha... non so quante strumenti ha, però diciamo che ci sono... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. diciamo che ci sono 10 allora 10 strumenti. Allora ogni volta che suoniamo uno di questi, questi strumenti cambiamo anche il colore là. <ride> Ciao Proton. Ok, allora andiamo a. Allora, quello che dovete sapere è che questa routine ha. Eh, ha una. Modificazione, diciamo così, per cambiare la musica. Perciò io se premo il left mouse button, no? Quello è Il mouse button sinistra, cambio la musica. quattro no quest'altra no Questa more 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 Okay, li abbiamo sentiti tutti, perciò passo al libro. Chiudiamo la miga e andiamo sul libro. E adesso spiegherò il listato il l'otto lo, i 2, ok? Ricordate che in questo capi capitolo abbiamo anche della startup 1.s no? che è il nostro file quando noi in inizializziamo il, eh, i nostri programmi ok perciò è sempre eh, quello eh, diciamo così eh, quello che abbiamo parlato nell'inizio di questo capitolo allora la nostra routine è qua, dell'equalizzatore, ok? Quella che noi abbiamo già parlato. Ok? E l'unica cosa che lui ha aggiunto è che abbiamo questa routine qua, ok? O parte di codice, che vedrete che qua ci sono quattro puntatori per la nostra musica, ok? E noi eh, come dire rotate no eh, facciamo il giro di tutti questi quattro no perciò quando eh, quando apriamo il, la, il mouse button in sinistra no eh, cambiamo la musica ogni volta questi questa routine eh, cambia la posizione no, no, eh, di dove noi siamo no perciò all'inizio siamo qua poi andiamo qua poi andiamo qua poi andiamo qua quando siamo qua ritorniamo al, al primo e questa cosa l'abbiamo usato questo tipo di eh, codice questo tipo di codice l'abbiamo usato molte volte eh, per gli sprite eh, anche per le cose sullo schermo vediamo se abbiamo cambiato qua. vedete la routine è la stessa, ok, quella che ho spiegato prima, però adesso lui ha aggiunto devo spegnere questa cosa qua, lui ha aggiunto questa cosa qua per i colori, no? Perciò ogni volta che c'è un in eh, c'è un canale e su suona questo canale, noi cambiamo dei colori. È quella che quella parte che vediamo sopra no? nel eh, nostro eh, sul nostro schermo. Io non credo che ho aggiunto altre note, vediamo. Allora, se immaginate il codice senza questa parte viola o gialla, vedrete che il codice è lo stesso. Come quello di prima, ok? E poi soltanto cambiamo i colori sopra lo schermo, ok? Nello schermo sopra non è che il resto è lo stesso, perciò non c'è, non c'è da spiegare sì questa cosa l'abbiamo già empty channel one temp è dove noi puntiamo nel, nella nostra play routine dove la play routine ha questa localizzazione che noi possiamo leggere o scrivere dipende per il canale no Però, in questo caso, noi stiamo leggendo quello che leggiamo, lo mettiamo nel, nella tabella del colore, che è nel, nel copper, no? Perciò, eh, come si chiamava? Color 1. Colore 1. Color 1, beh, allora vediamo dov'è. Vedrete? Color 1 color 1b, colore 1b e tutto il resto perciò lui sta facendo update dei colori qua eh, in questa parte che per ogni riga sto parlando allora non non, non vado sul vado, va, andrò sull'amiga però non faccio lo switch, vedete sul piccolo schermo quello che vorrei dire allora stiamo cambiando i colori qua ok questa parte qua dove sto indicando nel, nel piccolo schermo ok questo che è quello che sta facendo lì perciò perciò eh, se vedete la localizzazione è sempre alta dello schermo 48 40 4A 50 55 è sempre alta no? e noi stiamo cambiando i colori lì, lì non credo che c'è altra cosa e ecco qua la musica che noi abbiamo scaricato nella memoria dell'amiga e noi stiamo cambiando uno all'altro questa empty data 1, empty data 2, tutto qua, è questa questa tabella che avevamo, che avevamo qua, che è questa tabella, e noi abbiamo un puntatore e lo puntiamo ogni volta a uno di questi, ok? E lo, lo, giriamo eh, intorno a loro. Sentiamo l'1, poi il 2, il 3, il 4, poi è questa è questa parte qua che fa eh, la rotazione. Allora, credo che abbiamo finito l'8 i 2, sì, e cominciamo l'8 L allora. Devo dire, prima di cominciare l'8L, perché è come fare plot sullo schermo, no? La routine che usiamo per fare la, 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 il plot, ok? Non è quella che normalmente si usa, ok? Per fare grafica 3D sullo schermo, ok? Questo è più per capire, ok? come possiamo attivare e, dis e disattivare un pixel sullo schermo non si usa questo metodo per il 3d è troppo lento questo metodo soltanto che qualche volta dovete attivare e disattivare un pixel sullo schermo perciò Fabio ha spiegato questo metodo perché non voglio che non so chi c'è nello stream però non, non voglio che qualcuno che eh, fa delle cose in 3d mi dice oh perché non sta non, non è così o non è così questa non c'entra niente con i 3d e fare plotting sullo schermo soltanto per come attivare e disattivare una pixel infatti allora, lui dice, abbiamo parlato di molte cose per fare un plot sullo screen, però noi non abbiamo mai detto, eh, non, non, ho mai, non, non ho mai detto un, un codice, no? Perciò facciamo dei plot, un plot. Eh, la lezione 8l è sul disco quella 3d stars.s non l'ho trovata non so non l'ho trovata sul disco perciò non so se è colpa mia magari non l'ho copiata o se hanno per sbaglio non copiata questo però non è importante per dire la verità 3d stars ehm gli stars normalmente li fanno con altre cose non con non con il plot perciò non è eh, importante la cosa allora eh, andiamo allora questa plotting questa sezione plotting in grande ok fino a qua Andiamo sul libro dell'esempio, non della teoria. Come sapete, ci sono due. Allora, abbiamo, possiamo specificare la nostra coordinate, eh, la x coordinate, no? la nostra eh, x eh, sullo schermo che è 160 e poi la, il nostro Y verticale, ok, sullo schermo che è eh, 100 e poi cambiamo la nostra plot, plot pixel, no? Il plot pixel, ok, quello che fa, ok, è molto semplice, prendiamo l'ex coordinate, ok, che è di zero ok c'ha ehm, il, il, eh, il plot routine ok c'ha tre parametri eh, l'indirizzo del bit bitplane eh, l'x coordinate e il y coordinate ok se li specifici se scrivi se metti non so oh, noi abbiamo messo messo nel, nel x 160, no? e nel y abbiamo, abbiamo messo 100 perciò questo routine fa questa cosa qua allora, moltiplica allora, muoviamo il di 0 ok? l' x in d2, no? questa è la co prima cosa che fa poi, moltiplichiamo ok? Eh, allora, hash 3 ok? Eh, per 8, ok? Moltiplichiamo il d 0, ok? Perché noi dobbiamo vedere in quale colonna sullo schermo è, è il nostro x, diciamo così. Perché in, in quale byte, no? Scusate, non moltiplichiamo, facciamo divisione perché right, Scusate. Eh, perciò facciamo divisione per 8 perciò il nostro schermo il nostro x è 160 160 divisione per 8 non so quanto, quanto è però abbiamo il nostro numero e, e lo facciamo in di 0 ok lo capiò poi moltiplichiamo il y che era 100 per quanto è largo lo schermo, il nostro schermo è largo 40 byte, ok, perciò 100 per 40, ok, e il risultato di quello, lo eh, storiamo, no? lo salviamo in D1, poi aggiungiamo a D1, quello che c'è in D0, ok, il nostro risultato in quale, in quale colonna ci abbiamo il quale, quale colonna quale byte eh, abbiamo il nostro eh, dove vogliamo mettere il nostro pixel on e off e poi facciamo un end perché vi ricordate che ogni byte ok è, è 8 pixel no? perciò facciamo un end di 2 ok per... Vedete, lui ha scritto seleziono solo i primi 3 bit di X, ok? Perché noi do dobbiamo ehm, in quel 3 bit, ok? Eh, dobbiamo sapere quale di loro, ok, noi, quale bit mm, o pixel, noi dobbiamo attivare perciò prendiamo quello che rimane ok e da quello che rimane facciamo un not ok che è inverso e poi facciamo il b-test ok per settarlo ok facciamo un test aggiungendo a 0 che punta al nostro Indirizzo dove abbiamo il nostro bitplay, il plot routine. Ok, che lui eh, Fabio ha descritto per fare altri colori. Devi avere mh, lo spiegherò più tardi, però eh, lo dico adesso, eh, così eh, fa magari più senso. Eh, per ogni colore deve avere un, 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 tu, il tuo plot routine. Non credo che c'è più da spiegare. Con sì, infatti, non c'è più niente. L'abbiamo spiegata. E credo che la prossima routine. Abbiamo fatto l'N2. Non so se dice ok eh, credo che questo è più veloce credo allora o cambia qualcosa vediamo allora andiamo sulla M si sì, M Ecco, questa è la, la routine che fa un plot, una linea sullo schermo. Vedremo altre cose, però questa sto usando, vedrete, adesso cambio sul libro. È sempre la stessa routine, ok? È sempre la stessa routine. Però... Ciao. Questa formula, ok, diciamo formula, ma in, matem in matematica è y equals m times x, o meglio, ok, come dice lui, m times x equals y. Però se vedete, noi stiamo facendo il coefficient più di 0 equals di 1, e questa parte viola, è quello che fa. Questa formula, basicamente, vedete, eh, aggiungiamo 1 al mio x, eh, lo storiamo in, in D1, moltiplichiamo per D1 perciò, eh, e poi vediamo se è 255 perché fino adesso il bottom dello screen, lo schermo, il fondo dello schermo è 255. Se abbiamo raggiunto il fondo, allora non facciamo più niente, abbiamo finito, no? Se non abbiamo finito, allora facciamo il plot. E continuiamo così. Qua, questa parte, ok? Questa in giallo, è la routine che aspetta il nostro vertical blank, basicamente, che è Abbiamo, parla abbiamo parlato molte volte. Sta aspettando eh, il vertical blank alla linea 130. Non so, qualche qualche in questo fondo qua credo. Nello schermo e, e niente. Il resto non c'è altro da spiegare perché la, la, il plot routine è la stessa, quella che ho spiegato prima. Perciò, e lui sta spiegando la formula, quello che vi ho detto, x times x, no? Perciò non è che... E vedrete che avremo, avremo questa combinazione, no? Nella linea. Adesso vediamo la M2. che è un'altra formula, diciamo così. Io non so come si chiamano in italiano, perciò scusatemi, perché so quando si tratta di matematica, le cose in inglese, le cose in italiano so che molte volte sono differenti, perciò scusatemi, li dico in inglese perché come li so in inglese? Ah, non questa, scusate. sì le 2 scusate era, era quella giusta perché fa vedrete quello che fa un'altra cosa ricordate che il mio amico è 68030 o 4 oh scusate 68040 perciò sull'amiga 500 non è così veloce a dipingere sullo schermo ok tenetelo in testa questa cosa qua o magari è perché noi, io, io, noi stiamo aspettando sempre il vertical blank cioè perciò abbiamo una sincronizzazione credo che un plot così riesce a farlo l'amiga 500 però più tardi quando vedremo altre cose credo che non riesce ok allora andiamo sul libro ah qua dove ci ci sono i nostri eh, variables no ehm... Cosa ha cambiato? C'è qualcosa che è cambiato qua. Allora, questo è il nostro weight. No, questa parte lo possiamo ignorare. Il nostro vertical blank 130, e poi c'è un'altra qua 130. Questi due sono il nostro vertical blank. Ah, calco la linea e poi plot pix. Ah, ok. Questa è cambiata. Ok, cal calco la linea, questa qua. Allora, perciò calcola linea, poi mu muove l'Excel Y. Ok, perciò facciamo un calcolo, il calcolo è lo eh, salviamo ok, nel mio X e nel mio Y, lo leggiamo quando abbiamo finito da questa routine e poi facciamo il plot. Perciò vediamo che cosa fa questa Routine è la stessa cosa. Lui dice che è più veloce nel commento che ha, però io non ho routine di stampa di punti plot us usata in un loop per fare delle. Ah, ok allora ah, ok allora quello che ha fatto la stessa routine di prima però l'ha fatta in un, in un uh, una routine che lo chiama e cambia il il, colo, il 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 valore no? ecco qua incrementa questa è la differenza e eh, mi sono dimenticato scusate Allora, per ritornare a quello che c'è eh, nel libro, perché vorrei finire almeno oggi questa sezione, perché so che non finirò questo capitolo oggi, eh, il, la routine che avevamo prima, nel, nell'esempio prima di questo, okay? l'ha migliorata, okay? così possiamo fare plot di molte linee sullo schermo in una routine in un loop il resto è lo stesso ok m3 e vedrete che la m3 Cambio sul laminico. Allora, la M3 fa dei plot, ok? Che per calcolare, ok? Y equals X times X. Eh, la vediamo allora questi sono il nostro vertical blank ok che possiamo eh, li sto indicando per una cosa perché questi ok sono molto differenti questo capitolo ha, ha introdotto un modo di come leggere il vertical blank e, e, e settare eh, perché eh, è molto meglio ok perciò li sto indicando perché è molto importante di usare questo metodo Poi abbiamo la calcolazione. E il resto è lo stesso, ok? Il nostro plot e leggiamo l'excel y perciò adesso. Hey! Listen. Sì, il libro no. Ricominciamo. Abbiamo il nostro, eh, i nostri eh, vertical blank. Che io li sto sempre indicando perché, come ho detto, in, questa, in questo capitolo, lui ha corretto degli sbagli che noi avevamo prima o li ha, li ha migliorati. no? Perciò, questo è il modo corretto di eh, eh, testare per un dove siamo nel, nel rasterline, no? per il nostro frame. Eh, perciò, questo è il modo corretto che è molto importante no? per avere sincronizzazione corretta. Eh, poi c'è la routine che vediamo più tardi, eh, e poi c'è il resto che sappiamo, eh, che passiamo alla, alla x e y e il nostro plot. Il plot è sempre la stessa. Eh, vedete, questa è la nostra. Ehm, routine ok che lui è allora in matematica è y equals x times x lui l'ha convertita in assembly e lui ha fatto di 0 times di 0 equals di 1 che è la stessa cosa di quello che noi facciamo qua e sta usando questa routine per fare eh, questa plot che noi abbiamo visto sullo schermo non è che c'è il resto è lo stesso. Per dire la verità, non è che lui è molto guarda, incrementa la x, qua moltiplica, ok, perciò è x times x o m times x, perciò d1 times d1, poi. Eh... divise per 8 no si sì, lo divise per 8 vediamo se abbiamo raggiunto il 255 eh, per, per vedere se è, siamo al fondo dello schermo se è così allora eh, scusate se non è così allora non abbiamo finito, viene qua, aggiunge di una al mio y, è non finito, sì, non finito, non finito. E non, fa, e non fa altro perché la routine fa il loop, no? Il nostro loop qua sopra. E qua noi facciamo il nostro, questo è il nostro loop che incrementa. Qua facciamo solo un, un plot alla volta. Se non è così, se non è non finito, ok. Allora facciamo branch finito. Che okay, non so dove in questo momento branch finito. Eh, il problema di averli fatti due mesi fa. Allora, branch if less, branch if low, sorry, or less. And branch, branch finito, dov'è branch finito? Dovrebbe essere. branch finito qua sopra. Ok. Perciò veniamo qua e significa che usciamo basicamente quando noi aspetta per il mouse, perciò è finito di fare il plot. Ah, quello che vuol dire, è finito di fare il plot. Scusate ragazzi, veramente mi sono dimenticato. È finito di fare il plot, perciò non c'è più. Perché abbiamo raggiunto la linea 255, non c'è più da plottare, perciò aspettiamo solo il mouse e usciamo basicamente ok. E non c'è più niente da spiegare. Eh, lui fa io spiega la formula però credo che la formula è, è ovvio quello che succede no che stiamo facendo 1 4 9 16 25 e continua così no perché stiamo facendo x times x allora nel quarto usiamo questa formula a times x times x e la vediamo andiamo sulla mica così vediamo quello che fa questa fa un plot di half sinus diciamo così e continua a fare così andiamo sul libro allora abbiamo il nostro vertical blank e poi calcola e la nostra calcolazione è qua lui sta facendo questa qua perciò qua moltiplica x times x e poi moltiplica con a. ok? Il resto è lo stesso. Lo so che c'è più giallo, però, ehm, scusate non giallo, ehm, viola, però nella realtà <coughs> ho usato un solo colore. Prima stavo usando due o tre colori, in questo punto ho usato, lo però è la stessa routine di prima. Non so se ha aggiunto delle note qua. Infatti, no, non ho scritto niente. <ride> Infatti, perché è la stessa cosa di prima, soltanto che lui ha, ha fatto. Ha aggiunto un'altra un moltiplicazione. E fa dei test quando, dove siamo sullo schermo. Però non, non c'è il plot, ok? Prima avevamo il plot fuori dalla calcolazione, adesso la abbiamo, la abbiamo dentro la calcolazione, però non, non cambia niente, no? Non c'ho scritto, infatti non c'ho scritto niente, solo questi punti qua che ho detto. Vediamo eh, il prossimo. Andiamo sulla miga. Questo è l'opposto di quello di quello che avevamo e fa più plots. Infatti continua, li fa in un loop però sempre è invertita la cosa no ha invertito la cosa otteniamo questo peter lo sto lasciando perché ehm li ha fatti un loop no perciò ha iniziato a invertire però poi ha cambiato allora nel frattempo andiamo sul libro credo che ha finito di fare plot però nel caso che non ha ecco la formula ok e io non ho scritto di nuovo niente ok È la stessa cosa di prima soltanto che è in un loop, invece di fare un plot a molti, però è la stessa cosa, vedete il 2 multiplication. e fa gli stessi check e il nostro la il nostro plot routine dentro la routine che calcola ok e il plot routine adesso ha tolto tutti i suoi commenti e si vede che è più piccola no però è la stessa cosa che quella che avevo, avevamo prima e... sto cercando se qualcosa è cambiato però non credo che è cambiato qualcosa soltanto che okay, vedete più linee però quelli perché Sta chiamando questa routine in un loop che da qualche volta in questa calcolazione lui definisce un loop no? incrementa x e continua a incrementare x per non so quante volte, però quello, quella è la differenza. Allora, ogni volta vedete aggiunge una al coefficient, perciò lui incrementa questo e poi, e poi fa la calcolazione. Non, non vedo altre cose che devo spiegare lì. Allora, 8n, vorrei vedere 8n, dove è, dov è 8n? Attenzione, 8n. A questi eravamo solo m5, allora siamo cominciati per n, 8n prima eravamo 8 m ok che cos'è ecco ecco quello che lui ha, ha sentito te um, così allora lui ha detto m M u, -l -u" ok ma is slow to make things faster lui precalcola tutto ok perciò dal MUL, lui eh, usa delle tabelle adesso, Ok? invece del MUL, però è la stessa cosa, la, la tabella è quella dello schermo, ok? Perciò invece di calcolare, lui nella, ha, ha creato una tabella nella memoria dell'amica con dove ogni linea comincia. Perciò lui sa immediatamente dove inizia lo schermo e poi fa il resto perciò vediamo il primo, il primo esempio che abbiamo andiamo sulla miga allora Abbiamo la stessa routine di prima, però usando un plot routine differente che è molto più veloce e vedrete il primo dot sullo schermo, perciò andiamo a vedere l'otto M E vedrete che lui ha usato prima di iniziare. Ok, lui ha, ha creato questa tabella che calcola le linee dello schermo, ok. perciò lui non c'è bisogno di fare quel calcolo del della moltiplicazione per 40, dipende dalla linea di dove siamo sulla y no perciò lui sa se noi siamo sulla linea 100 sa che l'indirizzo della linea 100 è questo qua eh, perciò è più facile no a fare il plot perciò eh, crea questa tabella calcolata però è la stessa cosa vedete ha usato la stessa cosa, 160, 128, l'indirizzo del bit plane, l'indirizzo della tabella e fa il plot. Perciò adesso il plot ha bisogno di sapere dove abbiamo la nostra tabella, degli indirizzi dello schermo. Vedete, ha aggiunto a 1 con la tabella che noi abbiamo creato che il codice ha creato e vedete non c'è più multiplication perché multiplication è molto lenta eh, perciò lui fa un'addizione con a 1 il risultato che c'è in d1 e poi è fatta no e poi fare e poi attiva il pixel quello che lui vuole questa la sezione che lui ha definito dove abbiamo la nostra tabella eh, la, la tabella è lunga 256 word perché il nostro schermo è 256 raster lines no Siamo sulla N2, perciò passiamo sulla Miga. Ah, scusate ragazzi, questo esempio non funzionerà mai sul mio Miga. Eh, lo so perché, però è mia colpa diciamo così non, non di eh, non di fabio eh, perché la mia configurazione eh, toglie il border dell'amiga perciò lui sta aspettando in un posto eh, del vertical blank dove eh, io ho tolto diciamo così eh, perché se vedete il mio amico non ha border, eh, questo l'ho fatto per, per avere il più schermo possibile quando sto facendo lo stream, eh, purtroppo non, non è facile cambiare in questo momento. Eh, magari eh, creo una configurazione che magari può fare questa cosa qua, però, il, questo codice, ok se non so se è lì però credo che c'è una un'immagine così potete immaginare quello che fa più il eh, lo schermo Ok, cambia posizione eh, come girare, diciamo così, eh, leggendo dalla tabella quello che noi avevamo. Avevamo, eh, purtroppo non è, no, non c'è niente da vedere, è solo nero e blu. Non è che c'è eh, c'è qualcosa, però si muove questa è la cosa, eh, purtroppo non, non, non la posso... C'è questo esempio, un altro esempio che non funzionerà, eh, mi ricordo, eh, perché per, per la mia configurazione dell'amiga, ovviamente perché sto usando l'emulatore, se su un'amiga reale funziona, eh, anche su un emulatore funziona, soltanto che la mia configurazione non è ok, per questo esempio. Perciò eh, andiamo nel prossimo, N3. Ricordate il nostro sprite che si balza sullo schermo? È la stessa tabella, però stiamo facendo un plot del pixel usando la tabella dello sprite, ok, e stiamo usando la tabella dello schermo per dipingere sullo schermo, eh, quella tabella che abbiamo, perciò è molto veloce. E infatti, io credo che posso, se mi ricordo bene. Aspettate, aspettate. Se premo, ecco se premo il right mouse button lascio anche del non, non, non cancello. Quando il plot sta adesso se tolgo il mouse button, comincio a cancellare. Però sto usando la stessa tabella quando avevamo lo sprite nel, in, nel capitolo numero 7 che si muove sullo schermo adesso abbiamo stiamo plottando sullo schermo e vi faccio vedere quello che è. Fabio allora la stessa cosa eh, inizializziamo quella tabella per calcolare dove siamo sullo schermo qua, lui legge la tabella x e y per dove vogliamo il nostro plot no? lo mette il risultato lo passa plot pick che è il nostro stampante sullo schermo ok e se abbiamo il tasto questa se abbiamo il tasto destro premuto allora non cancellare andiamo qua se è premuto se non è premuto allora cancelliamo prendiamo dovera e facciamo erase perciò ci sono adesso prima già avevamo solo lo plot routine ok? adesso abbiamo anche erase routine è la stessa routine però è xor so, credo o not non mi ricordo però questa fa not e poi b set e qua questa fa not e poi b clear ok? so è la stessa cosa prima avevamo questa qua e adesso abbiamo invece di settare fare clear no, del, del, del bit però è la stessa cosa e qua la tabella questa quest routine l'abbiamo vista mille volte su nel capitolo numero 7 leggere per leggere una tabella e queste sono la, la tabella la tabella per il why e la tabella per il x, tab x e tab y Ricordate tutti di questa cosa qua, no? Non credo che c'è altro E andiamo a n4 Quando finisce? Perché non vorrei cominciare qualcos'altro Non vorrei cominciare copper bars N4 finisce, ok? Perciò è eh, l'ultimo esempio, basicamente. Ok? Allora, read. N4. A. J. Scusate, non ho cambiato lo schermo, però lo vedete perché è lento per fare... Questo è come fare plot, il plot quando tu hai tre bit planes e otto colori. Andiamo sul libro e la, la spiego. Allora. Aspettate. Questo codice eh, non è di eh, Fabio, se non mi ricordo. Sì, infatti, non è Fabio, è Lorenzo di Gaetano, che è un membro di Face 101. <ride> eh, eh, L'ha scritta lui, eh, però la spiego. Allora, Lorenzo ha questi routine, ok? Stampa, ciao. Ok, e questa è la routine per stampare. Ciao, c'è questa routine per stampare amiga. Per scrivere, amiga, questa routine per scrivere lives. Questa routine per fare la T di dat. Tad, questo routine per fare il rosso. La gente di, di la di tad. E questa per il de. Però se facciamo plot ecco il nostro plot questa è la data per scrivere quello sullo schermo la tabella doveva avere tanta pazienza Lorenzo eh... allora questa è la, la plot eh... da qualche punto usa la stessa routine però qua cambia qualcosa Ecco, ha modificato, credo che sì. Vedete, lui ha aggiunto, ha modificato la plot routine aggiungendo il colore. Perciò, la D2 è il colore. Lui passa il colore e, e con il colore lui fa, decide su quale bit plane eh, lui fa il plot questa è la differenza fra questa plot routine e quella che eh, Fabio ci ha presentato ah usa anche il D 3 e non c'ha non l'ha menzionata eh, Lorenzo. Vedete in D3 il bit da settare e in D2 il numero del colore magari. Ah, il bit da settare viene dalla routine prima. Scusate, ecco qua il D3. Perciò non c'è bisogno di passare il D3 allora. Qua è dove lui, eh, qua è lui eh, la, questa è la routine che lui usa per decidere eh, quale bit deve settare e in quale bit plane. Okay? Questo è il codice che fa questa cosa qua. Infatti ora dobbiamo settare il, il bit dei piani giusti per avere il colore in D2. Non credo che c'è nient'altro da spiegare. I, I colori sono qua. Vedete che ho otto colori. Sì. Eh, la prossima settimana cominciamo l'otto che si tratta di copper Bars, Credo, ragazzi, grazie di tutto. Eh, grazie, ciao, ragazzi. Ciao.